Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia. Qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia e tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Dopo la nostra esclusiva intervista al commendatore Giulio Bargellini, la serata poi continua con le borse di studio dedicate alla memoria del maestro Davide Maserati da parte del Conservatorio di Ferrara in collaborazione con l'Aius Club di 100. A giovani meritevoli. Nota, il pianoforte del maestro Maserati, dopo aver accompagnato i giovani premiati, è stato donato dalla famiglia del maestro alla Casa di Musica, inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio il giorno dopo del saggio al Museo Maggi. Vediamo i giovani musicisti durante la consegna delle borse di studio. Dopo la premiazione, la serata, Lion si è spostata ai piani superiori del museo per un momento conviviale, che ha visto altri ospiti al tavolo dei due presidenti, Ferrari e Toselli, presente Davide Bellotti, presidente CNA provinciale di Ferrara, e l'assessore con delega alla cultura del comune di Pieve di Cento, Valerio Borgonovo. Bellotti, profondo conoscitore del turismo e cultura della provincia di Ferrara, per aver ricoperto importanti ruoli in seno all'associazione di imprenditori CNA e per aver ricoperto l'incarico d'assessore provinciale alla cultura e turismo della provincia di Ferrara. Borgonovo ha rimarcato come il comune di Pieve di Cento abbia in cantiere parecchi progetti culturali, alcuni dei quali si potrebbero realizzare con la collaborazione del comune di Cento, che su questo fronte qualcosa è già stato fatto. Sentiamo ora Davide Bellotti e Valerio Borgonovo e chiude Stefano Ferrari in una sorta di commiato dopo un anno di presidenza. Noi amici vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi di TC100 Web TV. Ciao ciao. Parto dall'ultima domanda che mi è stata posta, no? Che mi ha chiesto, ma si riesce a far turismo a un livello ampio territoriale, quindi si riesce a far turismo anche in queste aree che non sono tradizionalmente aree prettamente turistiche? Allora la mia risposta è stata: in questo momento sono molto fiducioso. Non l'ho detto in modo, perché sono molto fiducioso? Perché sta cambiando la percezione del nostro territorio, e quando dico nostro intendo in un'area vasta che comprende, che va dal mare, che va dal Veneto fino alla Romagna e comprende naturalmente anche l'entroterra. Sta cambiando la percezione del visitatore che si avvicina ai nostri territori. Il visitatore non è più quello che tradizionalmente andava solo in spiaggia, che voleva vedere solo la spiaggia, non è neanche più solo quello che fa la visita al museo e vuol vedere solamente al museo e sta una notte. Inizia un tipo di visitatore che viene fuori stagione e dorme una notte in più, ma che comincia a chiedere delle emozioni. Le emozioni sono fatte di territorio, le emozioni sono fatte di persone, le emozioni sono fatte di qualità dell'offerta. Allora, questo museo dove siamo noi all'interno oggi, che ha tutte queste rimedie, perché qui c'è l'anima di chi l'ha fatto, c'è l'anima del territorio, fuori abbiamo delle cose veramente belle, diventano elemento di attrattività. Con la nuova linea del Comune di Vicenza che punta molto sul turismo e sulla cultura. Te lo confermo anche perché
questa serata e questa cena in realtà chiude una giornata magica di celebrazione di questa alleanza tra l'amministrazione pubblica e Lions. Questa serata è una serata speciale a sua volta perché ha visto il Lions di Cento e il Lions di Pieve di Cento insieme e come dicevo stamattina in teatro per la premiazione del premio Campanini Giberti e ecco diciamo questo tipo di operazione conferma il nuovo, diciamo, tra virgolette, il nuovo indirizzo che con il beneplacito della giunta e del sindaco vede proprio un coinvolgimento dal basso nel mondo della cultura in un senso più ampio e quindi sicuramente sarà nostra cura curare questo tipo di rapporto e svilupparlo insieme anche a interlocutori di questo tipo in ambito educativo, didattico, formativo ma anche e soprattutto in ambito storico, artistico in merito allo sviluppo sia del nostro patrimonio che immateriale e materiale. Ecco. È stato sicuramente dal punto di vista personale un'esperienza molto appagante, una bella esperienza, credo e mi pare di aver capito un'annata varia, gradita rispetto ai temi proposti. Il bello è che siamo probabilmente riusciti, anzi siamo riusciti a fare un'ottimizzazione anche dei service, dando una buona parte di contributi prevalentemente ai giovani, ai ragazzi. Secondo me, insomma, l'esperienza alla fine è stata molto positiva. Oggi devo anche ringraziare la stampa in modo particolare e la comunicazione che voi avete fatto, perché credo che sia stato uno dei motivi per i quali il club, rispetto a un'indicazione che avevo dato nel mio programma di apertura verso l'esterno, per cui credo che vi devo fare un grosso ringraziamento per come mi avete seguito. Finisco praticamente la mia annata qui in una... L'abbiamo chiusa con la parte culturale vocata al turismo, anche parlando di prospettive nuove. Vediamo il prossimo presidente, che sicuramente sarà all'altezza di proseguire prima di tutto il rapporto con voi e poi sarà sicuramente all'altezza di mantenere quella relazione che abbiamo sempre cercato e voluto mantenere con il mondo esterno.